Allora, siamo al punto dunque. Intanto oggi io vorrei parlare soprattutto e centrare l'attenzione su quella che è la mostra e su quello che stiamo facendo. Allora, sicuramente lei sicuramente sarà un punto di partenza e quando tutto questo avverrà e sarà veramente in atto, noi con un comunicato stampa molto eloquente ve lo faremo sapere. Una tempistica? La tempistica, diciamo, sicuramente dopo l'estate. Che indicazione ha dato Nicoletta Fabio sulla cultura per quanto riguarda la Fondazione Santa Maria della Scala? Beh, io credo una grande attenzione, e tra l'altro appunto ancora la delega alla cultura, quindi una grande attenzione, un grande interesse su anche la Fondazione, quindi come modello di gestione di questo grande, di questa grande struttura, e beh, siamo a primi, diciamo, primi passi, nel senso che ancora non ci sono state degli approfondimenti, delle interlocuzioni approfondite, però ritengo che ci sia molta molta voglia di andare avanti e di procedere con la massima attenzione per la Fondazione, ma soprattutto per tutta la città, perché credo che Santa Maria della Scala sia un nucleo fondamentale della città. Come vede la Fondazione Santa Maria, il Santa Maria della Scala da dicembre in poi, in prospettiva, secondo quelle che sono le linee? Beh, allora, io intanto devo dire che a dicembre tutto il CDA quindi scade, e quindi in questo ovviamente da statuto sarà tutto in mano del sindaco e dell'amministrazione comunale. Io ritengo che Santa Maria abbia delle enormi potenzialità, come si è detto tante volte, non sono parole retoriche. Dico che abbiamo forse, cioè questo periodo iniziale della Fondazione è stato un periodo, diciamo, in cui l'opinione pubblica, può sembrare all'opinione pubblica che non sia stato fatto niente, ma era un periodo, è stato un periodo necessario per mettere, come dire, appunto dei passaggi che assolutamente nuovi, perché voglio dire, dall'amministrazione comunale a far nascere una fondazione, quindi dare un'autonomia con tutto quello che richiede anche un patrimonio storico-artistico, convenzioni con altri enti che hanno qui il loro patrimonio, quindi ci sono tante cose burocratiche che non possono, come dire, essere se non molto attenzionate, e quindi questo è stato un lungo quindi percorso. E poi devo dire che comunque il Santa Maria ha sempre comunque continuato una grande operazione nei confronti, secondo me, della cittadinanza, perché noi si pensa molto alle mostre, si pensa molto a questi eventi culturali che sono importanti, però il Santa Maria è tante cose, il Museo d'Arte per Bambini, la Biblioteca Briganti, ci sono state tante iniziative che hanno visto la partecipazione di pubblici completamente diversi, quindi il Santa Maria, come dire, ha una funzione culturale che è continua, che è quotidiana, non è soltanto il luogo delle grandi mostre per i turisti, per i visitatori che passano da Siena, e deve essere sempre di più un luogo che dà qualche cosa di culturale anche appunto quotidianamente, anche piccole cose, ma su cui te ti puoi appunto appoggiare. Quindi io poi mi auguro che, come ho detto anche in conferenza stampa, che sia sempre più un luogo dinamico e aperto, aperto che vuol dire appunto ad esperienze diverse, a linguaggi diversi, quindi benissimo mettere e valorizzare, no, questo patrimonio artistico immenso che abbiamo, quindi Santa Maria, la sua struttura eccetera, ma anche ospitare appunto dei processi creativi. Quello che è importante, secondo me, e questa mostra lo dimostra, cioè fare in modo di produrre, cioè di avere delle idee, di metterle in campo e di produrre, quindi di fare qualche cosa che nasce qui, che si lega alla città, più che qualche cosa che può essere lì per lì più spettacolare, no? Quanto però, come dire, preso da altri. E qui non va bene, cioè noi dobbiamo, come dire, produrre cultura in modo proattivo, cioè in cui il visitatore, le persone si devono sentire parte attiva e non solo passiva di una grande mostra. Quindi Santa Maria ha un grandissimo compito, io sono sicura che l'amministrazione comunale ci crede tanto
e mi auguro che ci credano anche tanto i senesi, perché abbiamo bisogno dei cittadini, dei senesi, che anche loro si risentano, no? Come dire, attori anche di cambiamenti, perché no? Che facciano sentire anche la loro voce, anche le loro idee, perché volevo dire, soltanto attraverso un dialogo spesso si può anche dare una direzione diversa, cioè non può essere tutto calato dall'alto, anzi dobbiamo cercare di farsela sentire, di farsi sentire anche loro sempre più protagonisti, perché questo è un bene di tutta la città. Il bando per la sostituzione di boschi stava aperto? Dunque, intanto questa è una domanda che lei deve fare, scusi, all'amministrazione comunale, perché è l'amministrazione comunale che eventualmente apre questa modalità per questa sostituzione, non tanto la fondazione, e di questo non saprei proprio cosa risponderle.